Buonasera, mi chiamo Ivo Vodani e sono a Castiglione Teverina al Movis con l'esposizione Baccanale, che è curata da Paolo Berti. Questi sono i miei lavori. E è molto curioso che stavo lavorando proprio sull'idea di Baccanale, quindi tutta un'idea legata al vino, eccetera, eccetera. E la cosa particolare è che sono arrivato qui al Movis, che è il museo del vino. E per me il vino ha davvero tante simbologie nascoste. Per esempio questo l'ho chiamato Post Last Supper, che significa dopo l'ultima cena. Ovvero dopo l'ultima cena, che cosa accade dopo l'ultima cena? Io mi sono immaginato il momento in cui gli apostoli e Gesù dopo l'ultima cena si alzano e lasciano il tavolo così com'era, con delle cose sopra e con il calice di vino. E a quel punto arriva la natura, arriva il caos. È, diciamo, il caos che si riprende un pochino spazio, come sta accadendo in questo periodo della nostra storia. La mostra per me apre con questo qui, che è stato il primo lavoro della serie, che è intitolato proprio Dioniso, ovvero è la figura per me per eccellenza della divinità del vino e della festa, e non a caso l'ho messo anche in corrispondenza con il quadro di prima che dicevamo, l'ultima cena, perché secondo me le simbologie poi ai tempi tornano sempre, e lui ci invita poi nella festa. Parlando proprio del fattore tecnico, questa è una mia nuovissima sperimentazione, perché per la prima volta ho utilizzato il digitale, ovvero tutte quelle che vedete sono delle stampe in digitale, su cui però io poi sono andato a interagire col colore, che sono acrilici principalmente e smalti. La cosa molto interessante è che è possibile farlo su dei materiali che sono nuovissimi, quindi plastica, questi sono Foretex, oppure quelli appesi sono PVC, molto leggero da trasportare. Ed è curioso come fin dall'antichità gli artisti volevano che la loro opera rimanesse in eterno. Questa cosa ci ho pensato poi dopo. E utilizzando proprio questi materiali, in qualche modo queste opere diventano quasi indistruttibili da qualsiasi tipo di intemperie. E chiaramente poi sono entrato in alcuni con un linguaggio che poi si avvicina in alcuni casi al fumetto, eccetera, riprendendo anche dei detti popolari e stravolgendoli. Invece per quanto riguarda la mia formazione, dicevo, ho studiato all'Accademia delle Arti di Roma e poi con diversi maestri, e la cosa che ho portato di più con me è proprio la libertà nel tratto. Ho sempre cercato di creare un'idealità delle figure anche umane, no? Che quindi non fosse propriamente un ritratto, ovviamente con delle formule un po' più di pop art, diciamo, sono riuscito ad arrivare a delle figure, in questo caso femminili, che ci guardano e mi piacciono tantissimo, che però possono rappresentare qualcosa per chiunque. Per me questa mostra è anche un attacco all'arte contemporanea, a un pensiero contemporaneo. Infatti mi piace aprire la mostra, con questa domanda: come sarebbe se la tua vita fosse una festa e tu fossi il festeggiato?